Vorrei condividere. Salve a tutti, ciao agli amici. Incominciamo un po' a parlare di questo argomento. Spero si veda un PowerPoint col nome. Mi date segno? Sì, perfetto, perfetto. Allora, cominciamo. Sì, tratteremo la cartografia digitale arrivando fino alle cibermappe geostoriche, di cui vi parlerà poi nel dettaglio il dottor Teofilo, Arcangelo. E io inizio invece subito con, diciamo, altro genere di carte. Carte con le quali ho iniziato ad appassionarmi, a giocare, a studiare, a fare ricerca. In questo caso vi sto mostrando una carta di Ortelius realizzata nel 1571. Però andiamo avanti. Peccato che il mio non stia andando avanti. Eccoci qua. È forse una delle carte più belle con le quali quasi tutti noi storici ci siamo confrontati. Questa è una riproduzione del 1650, quindi stiamo parlando di vere e proprie carte, e sono le carte sulle quali, quando ho iniziato a occuparmi di storia del territorio, del nostro territorio, o comunque affrontando tutta una serie di problematiche storiche, eccetera, eccetera, ho incominciato inevitabilmente a confrontarmi con queste carte. Vi dico da subito che il mio sogno era possederle tutte, però mi rendevo conto che potevo solo accontentarmi di fotografarle. E poi addirittura immaginate che all'inizio le riproducevo con le diapositive per vederle nei dettagli. Questa è una tavola storica, è la tabula peutingeriana. È una delle carte più importanti della cartografia storica, che ha a che fare con l'Italia. Quella che state vedendo davanti a voi è l'Italia, e nel dettaglio c'è proprio la parte di Bari e della Puglia. Andiamo avanti. Ogni volta che guardavo queste carte rimanevo affascinato dai colori, da come venivano poi rappresentate. Oggi ci sembrerebbero più carte di un gioco da tavola, e invece qui davanti a voi avete delle bellissime incisioni sul legno, realizzate una, quella di sinistra nel 1550 e nel 1570 quella di destra, in cui viene mostrato il Sud Italia. Nel 600 la cartografia storica, perché in questo caso stiamo parlando di cartografia storica, migliora la rappresentazione, migliora i dettagli. Vi sto riproponendo sulla vostra sinistra una carta, un'incisione sul rame di Jansson, che è quello che ha fatto la riproduzione della tavola. E invece sulla vostra destra un'altra bellissima carta. Notate i dettagli, come sono rappresentate le città. Passatore a scrutare in queste carte, sperando di avere risposte per quanto riguarda il nostro territorio. Questa è una veduta classica, il Pacichelli, perché scoprirete che poi le antiche carte spesso prendono il nome dell'autore. E quindi in gergo le chiamiamo il Pacichelli, riferendoci a questa carta in cui vedete la nostra provincia, la nostra terra di Bari. E notate poi, tra le altre cose, splendidi disegni che vanno a corredare queste carte. Erano ancora gli anni in cui io trovavo queste carte nei libri. E dopo che
All'inizio era fotografia, diapositiva e poi proiettarla. Finalmente cominciarono a comparire i primi scanner, insomma andavi a cercare di scannerizzarle con altissimi DPI per avere un'immagine leggibile. A questa carta invece sono molto legato, perché non è fatta da un italiano, Herman Moll, del 1714, però mi ha sempre affascinato di questa carta alcuni dettagli, e sono quelli che vi ho un po' riportato, ingrandendo. Sono due eruzioni, una del 1631 del Vesuvio e l'altra dell'Etna del 1669. È una carta che mi ha sempre affascinato. Finalmente poi a un certo punto ho avuto modo di avere una sua riproduzione. Nel 1700 compaiono tantissime carte scenografiche, piante prospettiche. Il Pacichelli, in questa pianta prospettica alla vostra sinistra del 1703, è una bellissima carta di Bari, dove a ogni lettera corrisponde un edificio, comunque un dettaglio, mentre sulla vostra destra vedete la famosa carta scenografica voluta da Giordano Dottula e realizzata da Vincenzo La Pegna. In questo caso naturalmente vedete i colori, insomma è arricchita questa carta, diciamo dai baresi è considerata la carta scenografica per eccellenza. Nel 1800 le cose cambiano un poco, le carte migliorano, sulla vostra sinistra è giusto un quadro Unione o Regno di Napoli, sulla vostra destra invece ho voluto prendere questa carta che riguarda la provincia di Bari, ma in questa ho voluto inserire un dettaglio, o meglio, sotto, nella parte bassa di questa carta, è possibile leggere altre informazioni. Cioè della storia nella prima colonna, delle notizie fisiche, i prodotti naturali, l'industria, il commercio, insomma la carta non è solo una carta ma ha altri aspetti con sé. Una cosa che mi è sempre piaciuta e poi naturalmente noi abbiamo una serie di vedute realizzate da viaggiatori stranieri in Puglia, in questo caso ne ho scelte due, sono tantissime, uno appunto è il viaggio di Sennon, il viaggio pittoresco di Sennon, sulla vostra sinistra, quella che state vedendo è una veduta di Bari dal lato del fortino di Sant'Antonio, del muro di Sant'Antonio, mentre sulla vostra destra vedete una veduta del 1845 del porto di Bari. Quella che state vedendo bene o male davanti a voi è Bari, diciamo il lato di Piazza del Ferrarese. Alla fine 800, invece, incominciano a prodursi tutta una serie di panorami. Questo è un bellissimo panorama, questa è la chiesa di Santa Chiara, con poi San Francesco, il porto di Bari, il porto borbonico, perlomeno quando si è sviluppato il porto dall'età borbonica fino al Regno d'Italia e così via. Quello che vedete in fondo è il nuovo molo foraneo. Non ho mai capito foraneo o foraneo, come si dicesse, però diciamo è una bellissima, un bellissimo panorama ritratto poi da uno dei campanili della cattedrale, diciamo la cattedrale di Bari prima precedentemente aveva due campanili, poi ne è rimasto solo uno, un altro è crollato in seguito a un terremoto. Ci sono naturalmente una vista di Bari di fine 800. Quando ho incominciato a muovermi sul territorio, fondamentalmente erano queste le carte che mi servivano. Solitamente usavo carte IGM o comunque piante della città che man mano diventavano sempre più preziose. L'IGM comincia a produrre carte dopo l'Unità d'Italia, ma
diciamo, le gemme che ho consultato di più, uno è questo che vedete sulla vostra sinistra del 1912-19, l'altro è le gemme del 1949. Perché uso questi gemme? Perché studiando il territorio spesso diciamo, posso leggere meglio il territorio su queste vecchie carte. La carta che sta sulla destra, quando finalmente sono riuscito a procurarmela, il mio scanner non bastava e subito mi sono scaraventato alla Geniotecnica per farmene una copia. È una carta di Bari del 1907 che ho utilizzato tra le altre cose per studiare la prima Bari industriale e come si è sviluppato poi il quartiere Libertà e anche il quartiere Madonnella, ma anche in relazione poi agli alluvioni di Bari. Man mano queste carte sono arrivate alle gemme del 49, i gemme degli anni 70 e sono sempre state per me le carte che portavo in giro con me perché facevo tantissimi sopralluoghi. Ma non ci sono solo le carte, ci sono, in questo caso ho scelto una ortofoto degli anni 50 di Bari, vedete Bari Vecchia, il quartiere San Nicola, sulla vostra sinistra il faro di San Cataldo con la zona fiera, il quartiere Murattiano, parte del Libertà, il Policlinico che è stato già realizzato. E di ortofoto ne abbiamo tantissime, sono state realizzate non solo da noi italiani, abbiamo anche delle bellissime testimonianze delle ortofoto realizzate durante la Seconda Guerra Mondiale, tanto dall'esercito alleato quanto dalla Luftwaffe. Ci sono pure le ortofoto del giorno prima, anzi della mattina del bombardamento di Bari, che sono utilissime per capire come è andato il bombardamento del porto di Bari. Mentre sulla vostra destra avete più un panorama. Intendiamoci, le ortofoto ne abbiamo fino ai nostri giorni, venivano solitamente realizzati dagli aeroplani, ma poi man mano le ortofoto realizzate appunto da aerei in volo si sono sostituite le viste satellitari, quindi diciamo è cambiata un po' l'idea dell'ortofoto. Allora, ho usato questa foto perché quella che vedete è la mia auto. Io sulla mia auto di solito poggiavo le mie carte, in questo caso questi due amici e la fotografa mi chiesero di effettuare un sopralluogo nella zona di Corato e fu bellissimo perché loro si presentarono con la carta, una carta IGM, è probabilmente un'immagine che non riaprirò più, è l'ultima volta che mi hanno fotografato con una carta in mano in giro in auto per capire dove stiamo andando a cercare delle grotte nella zona delle grotte di Bagno a Corato, mentre sulla destra ho scelto questa foto per farvi capire cosa vuol dire un sopralluogo, specialmente se fatto in estate a certe temperature, è estenuante, ma anche i miei sopralluoghi erano già cambiati prima di questa foto ed erano cambiati con l'immagine che vi mostrerò successivamente. Eh sì, oltre ad essere cambiata l'auto, è cambiato come io andavo in giro, fondamentalmente. Io andavo in giro con della cartografia storica, più o meno storica, novecentesca, a volte anche più antica. A un certo punto, man mano, i miei strumenti cambiano. Non porto più con me le carte, ma incomincio a portare tutta una serie di strumenti. E questa foto l'ho scattata stamattina proprio per darvi un'idea di un po' come sono cambiate le cose. Dal cofano utilizzato come poggiacarta si è trasferito tutto in auto. All'inizio
nel mio fare i sopralluoghi, nel mio studiare il territorio, ho incominciato ad accompagnarmi con un localizzatore GPS, quello che vedete nell'immagine a sinistra, perché spesso poi mi serviva proprio geolocalizzare un sito. Semmai erano dei siti pure difficili da raggiungere, quindi avevo bisogno di conservare il percorso con cui arrivavo a quel sito. In più mi portavo il mio bel computer portatile, un po' ingombrante, specialmente quando poi finiva inevitabilmente la batteria. Ma a un certo punto si aggiunge il navigatore satellitare e allora diventa più facile andare in giro in auto, fare dei sopralluoghi in cui non solo traccio il mio percorso, ma poi ottengo tutte quelle informazioni che mi servono dal navigatore satellitare. Ma nel giro di poco tempo al navigatore satellitare si sostituiscono smartphone e tablet. Ormai io porto con me tutte le mappe, tutta la cartografia storica, tutta una serie di strumenti e applicazioni che mi servono per mappare e studiare il nostro territorio. E fra smartphone e tablet, diciamo, copro tutta una serie di strumenti. A tal riguardo, ogni tanto mi chiedo quanto la mia auto sia geolocalizzata e specialmente quanto ultimamente si è parlato di geolocalizzazione riferendoci al Covid. Bene, la mia macchina è sicuramente geolocalizzata, anche perché per risparmiare sull'assicurazione della mia auto ho un localizzatore che viene attaccato alla batteria, che in caso di incidente geolocalizza la mia auto in caso di furto. Google non smette ogni mese di ricordarmi, anche se nell'ultimo mese mi ha ricordato ben poco dove fossi stato, quali sono i miei spostamenti, perché naturalmente, come vedete, sul tablet è aperto Google Maps, strumento che uso tantissimo. Bene, io quando penso a me sul cofano dell'auto e a quello che è stata la strumentazione che ho usato la settimana scorsa per accompagnare una fotografa, per fare fotografie per un libro di storia al nostro territorio, servivano fotografie del nostro territorio, mi sono mosso con questo po' di attrezzatura, escludendo il navigatore satellitare e il localizzatore GPS che non mi servivano. È cambiato tutto, ed è cambiato tutto sotto i miei occhi. Infatti quello di cui vi parlerò, dalla cartografia multimediale alle cyber, cyber mappe, ditelo all'inglese o all'italiana, è stata una rivoluzione della cartografia che è avvenuta nel corso dei miei ultimi 20 anni di lavoro. E quindi iniziamo un po' a entrare nel merito di quello che è successo. Come ho detto, io giravo il mio territorio con della cartografia storica. Solitamente a quel genere di cartografia storica veniva affidata o affidiata di essere oggettiva. Le mappe tradizionali erano oggettive e capiremo perché venivano considerate oggettive. Ma come avete visto, dalla cartografia storica all'improvviso si sono aperti davanti a me tutta una nuova serie di nuove forme di comunicazione che mi permettevano di integrare. Mi sentite? Sì, certo. Che mi permettevano di integrare una serie di strumenti e nuovi strumenti che si accompagnavano ai miei sopralluoghi. Vi ho detto GPS, computer, tablet, palmari, perché poi intendiamoci, quelli sono strumenti che semmai utilizzo più io che faccio un tipo di sopralluogo, smartphone, ma insieme a quegli strumenti che stavate guardando c'erano tutta una serie di nuovi strumenti interattivi di mappatura,
Io vi ho parlato, vi ho accennato di Google Maps e naturalmente avevo una rete internet a disposizione. Quello che è successo a me è effettivamente quello che è successo alla cartografia. A un certo punto la cartografia storica si è dovuta ridefinire da un punto di vista disciplinare, perché si è trovata davanti a una nuova sfida, che è appunto quella di essere diventata cartografia multimediale o digitale. Non è la stessa cosa, sono due cose leggermente diverse, ma in questo momento diciamo, non siamo lì a spaccare il capello. Fatto sta che si è trovata una nuova sfida, da essere semmai poco utilizzata la cartografia storica, o comunque semmai destinata solo a certe diciamo a certe utenze, la cartografia multimediale digitale si rivolgeva a un pubblico molto più ampio, più vasto. Vediamo se va avanti. Allora, sono poche diapositive scritte, tutte le altre per fortuna sono immagini. Solitamente questo, quando si pensa alla cartografia storica, come la cartografia storica si rappresentasse, si presentasse naturalmente semplificando, individuava fondamentalmente due fasi di lavoro. Una, quella appunto di raccolta, analisi e classificazione dei dati, che poi potevano anche generare tabelle e così via, e una seconda fase che era quella proprio dell'elaborazione della carta. Si è sempre detto, pure avete visto che già io ho utilizzato questa presunta oggettività, che le carte storiche fossero un compromesso fra diverse persone e diverse tecniche. Vabbè, oltre a rappresentare l'oggettiva complessità del mondo in una sola carta, c'era la soggettività del punto di vista, cioè di quello che realizzava la carta, la capacità di chi rappresentava fondamentalmente il committente, quando veniva realizzata e con che tecniche. Fatto sta che da sempre le cartografie sono state ritenute nella comunicazione efficaci e fossero appunto, come vi ho scritto, strumento di analisi, però legate al topografo e ai suoi... Che è successo? Consente accesso. Un attimo, il mio firewall fa i capricci. Ok. Vedete sempre il PowerPoint? Sì, sì. Ok. Insomma, questa è la cartografia storica a grandi linee, non entriamo poi nel merito. Fatto sta che vi ho detto, viene una nuova sfida. La cartografia storica diventa cartografia multimediale. E come si vede la cartografia multimediale? Fondamentalmente si vede come uno strumento che aggiunge, o meglio, non uno strumento, come aggiungere nuove tecnologie a quella che era la classica cartografia. Si incomincia a parlare quindi, parlando di queste nuove tecnologie, che c'è una nuova figura che si staglia all'orizzonte, che è il cartografo contemporaneo, perché cambiano pure le richieste del mercato e naturalmente si assiste a una vera e propria evoluzione del settore cartografico, ed è quello che io mostrerò. Fondamentalmente si incomincia parlare, cioè quello che si vede che è vincente, intanto che c'è la possibilità di rendere accessibile, quindi informatizzare il prodotto e condividerlo a più livelli.
fondamentalmente si parla di socializzazione delle conoscenze. Quindi, insomma, la ragione per cui la cartografia, da essere semplicemente storica, si trasforma in multimediale ed entra nel mondo del digitale. Ma si pone subito un'altra questione, ed è proprio che cambia la figura dell'utenza. L'utente vuole cominciare a essere protagonista, vuole scegliere le informazioni da consultare per la sua ricerca, per la sua attività, per la sua curiosità, e come me, quando facevo i sopralluoghi, voglio diventare attivo, voglio avere la mia carta. In questo, naturalmente, una delle grandi chiavi appunto è il ruolo di Internet. Se oggi dovessimo cercare di censire tutte le mappe presenti su Internet, è un lavoro, io ho scritto elevatissimo, no, diciamo che è quasi impossibile. Mappe storiche, carte storiche, ne fioriscono ogni giorno migliaia. Qualcuno ha provato a censirle, qualcuno ha provato a cercare di catalogarle, qualcuno ha provato a schedarle, però sono lavori che man mano che si va avanti diventano sempre più difficili da fare. E naturalmente potete capire che se prima la cartografia storica poteva essere o avere un'utenza specifica, nel momento in cui questa utenza si allarga a tutti coloro che navigano, le cose cambiano. Oggi si sa, naturalmente un po' non scoprire niente, la cartografia multimediale ha dietro a sé interessi economici immensi. Basta solo che, naturalmente, ne posso citare come esempio, pensereste tutti a Google, no, dietro ci sono altri interessi economici notevoli e ci sono dei veri e propri colossi in ogni campo che ha a che fare con la cartografia multimediale. Ma se noi guardiamo Internet, fondamentalmente ci rendiamo conto di una cosa, ed effettivamente quello che si nota da subito, che la cartografia su Internet segue fondamentalmente due direzioni. Uno è quello che viene definito il classico digitalizzato, digitalizzato nella migliore ipotesi, perché molto spesso parliamo proprio di vere e proprie scannerizzazioni, quindi di digitale c'è ben poco, però insomma in questo il professor Barbuti avrebbe molto da dire. Spesso si confonde la scannerizzazione con la digitalizzazione, che richiede molte più operazioni. Però per classico digitalizzato si tende tutto quella che è cartografia storica che trovate più o meno in rete, alcuna di queste cartografia storica dotata di qualche funzione che vedremo rientra nella prima direzione. Però c'è un'altra direzione, che è quella che sta prendendo piede naturalmente e che diventa sempre più presente nelle nostre navigazioni su Internet, è l'idea del supporto elaborabile, cioè un sistema informativo territoriale, in questo caso integrato. Potremmo togliere quel territoriale, sistema informativo integrato, perché qui vedremo che insomma quel territoriale dice e non dice. Fatto sta che qualcuno ha pensato pure di classificare tutte queste, quello che ci offre Internet a livello di cartografia.
Fondamentalmente è stata fatta una prima classificazione su due grandi classi, al cui interno qui contengono tutta una serie di sottoclassi, però onestamente stare a vedere tutte le sottoclassi mi sembrava veramente esagerato, quindi voglio soffermarmi solo sulle due grandi classi. Le prime sono state considerate statiche, se volete sono il classico digitalizzato che viene considerato come carta statica, infatti considerato atteggiamento conservativo, semplice prodotto cartografico di utilizzo, quindi addirittura considerate analogiche, neanche digitali, e comunque legate a una visione tradizionale della cartografia. Le altre invece sono considerate dinamiche. Mi piace, uso lasciare quel sempre più sofisticate, perché effettivamente è così. Sempre più possibili personalizzazioni, sempre più layer, cioè livelli sui quali lavorare, addirittura con animazioni, aggiornamenti costantemente a nostra disposizione, e appunto interattive nella navigazione fino alle applicazioni tridimensionali, quindi pensate pure realtà aumentate, eccetera, eccetera. Ma da dove sono partito io? Io sono partito da qua perché nel 2006 avevo ancora il sogno di diventare ricchissimo e comprarmi tutte quelle carte. No, ho cominciato a consultare, questo è un esempio fra i tanti siti che mi mettono a disposizione la possibilità di acquistare carte di cartografia storica con prezzi naturalmente spesso altalenanti, e ne abbiamo tantissimi. A me non sono serviti solo ed esclusivamente per sognare probabili carte da comprare, vedete, ai primi posti c'è appunto Pacichelli, Monte Calerio, insomma, vi ho messo queste vedute del Se no, no, perché naturalmente copiamo l'immagine. E a volte trovavo anche immagini con un buon editing. Finalmente anch'io avevo la possibilità di portare sempre con me le immagini di Se non anche durante i sopralluoghi. Di queste carte, ahimè, ne ho potute comprare ben poche. Sono stato più fortunato se non è qualche amico che me le ha regalate, perché effettivamente sono stampe che a volte hanno costi improbabili, però sono stampe bellissime. In questo caso state vedendo quelle due vendute, però insomma ci sono altre tantissime carte. Antiquarius è uno dei tanti siti che in un periodo che va dal 2006 fino al 2012 su per giù consultavo per trovare più carte possibili. Però a fianco a quel genere di siti ce ne sono tanti altri che più o meno gratuitamente, più o meno open source, vi mettono a disposizione tutta una serie di carte, immagini. Io vi ho portato Pinterest, ma ne potevo scegliere tanti altri, in cui è possibile, in questo caso vedete, ho digitato la ricerca cartografia, sono comparse una serie di cose, poi se migliorate la vostra ricerca, mi sono divertito pure a prendere queste immagini un po' medievalizzate dell'Europa. Però insomma, qui vi si offrono carte, mappe, immagini naturalmente, va da sé, di ogni tipo, e di questi siti ne trovate tantissimi. Però ce ne sono tanti altri che invece vi forniscono maggiori dettagli. Old Maps Online è un sito, tra le altre cose, abbastanza vecchiotto, in cui è
in automatico vedete lì l'indirizzo mail. Poi naturalmente tutti questi indirizzi mail io ve li metterò su una lista in cui è possibile digitare, in quel caso ho fatto la ricerca a Bari, e in automatico Old Maps Online ha individuato tutte quelle carte che hanno a che fare con l'area in cui ho fatto la ricerca. Naturalmente la prima carta che è apparsa è un grande classico di chi studia storia ed è una carta conservata. In questo caso il primo sito, ma non è l'unico, mi segnala il David Ramsey Map Collection, è la numero 17 Bari Monopolo Martina Franca. È la prima cosa che lui mi segnala, benissimo, io ho subito accettato e ho voluto vedere quella mappa. E perché l'ho voluta vedere? Perché mi permette di collegarmi a uno di quei colossi di cui parlavamo. Appunto questo sito, il David Ramsey, che offre tantissime cose. Poi le vedremo. In questo caso io sto vedendo appunto la carta Rizzi Zannoni, che come vi ho detto è un grande classico. Ci ho passato ore e ore su questa carta perché come vedete si vedono i solchi erosivi delle lame, e per uno che si occupa anche di rupestre, insomma, sono cose interessanti da notare. E mi manda a questo sito. E io inizierò proprio con questo sito a parlarvi di uno dei grandi colossi. Vi ho lasciato le prime righe con cui il sito si presenta e vi dico, potete leggere oltre 99.000 mappe e immagini online. Effettivamente è un pozzo senza fine. Io alcune di queste cose le ho spiegate, ho fatto pure vedere alle lezioni di Touching History o di Public History. Trovate ogni tipo di carta, immagine relativa, naturalmente, spulciate. Come dicono i ragazzi, smanettate su questo sito, perché è veramente un pozzo inesauribile. Perché vi parlo di colosso? Perché anche in questo caso voi state vedendo alla fin fine delle carte che sono riprodotte, quindi potremmo considerarlo un sito statico, un sito che appartiene appunto al classico digitalizzato, se lo vogliamo chiamare così, in cui clicco sulla carta, la posso vedere. Semmai ho anche la possibilità di zoomare questa carta e posso copiare l'immagine, a volte ne copio, diciamo, naturalmente non hanno una grande risoluzione, in alcuni casi hanno un copyright più libero e semmai ho proprio l'originale. David Ramsey naturalmente non vi offre originali, però se vi iscrivete, pagate e ottenete. Cos'ha in più il David Ramsey? A questo. Se si scorre alla fine di questo sito, compare questa categoria. Sembra quasi il titolo di un film, il georeferenziatore, però effettivamente è quello che vi offre il David Ramsey. Cioè vi offre la possibilità di diventare dinamici, o meglio di avere un supporto elaborabile. Cioè che cosa vi chiede fondamentalmente in questo caso il David Ramsey? Vi chiede di diventare loro georeferenziatori. Che cosa fa il georeferenziatore? Individua una carta che cerca di sovrapporre su un'immagine satellitare o comunque su un'ortofoto o comunque su altre carte. Vi dico che in alcuni casi io
mi sono iscritto, sono diventato georeferenziatore, ho lavorato su alcune di queste carte. Effettivamente sono strumenti non particolarmente complessi, però insomma bisogna smalettare, imparare un pochettino a utilizzarli. In alcune cose vi assicuro sono strumenti del tutto inutili, cioè ho provato a georeferenziare carte che poi nella risoluzione venivano deformate inevitabilmente, in alcuni casi, come in quello che state vedendo, addirittura sono riusciti nell'ultima immagine a ottenere un 3D di una carta storica. E quindi in questo, diciamo, è vista una certa dinamicità, una certa libertà dell'utente di incominciare a utilizzare questi strumenti. Questo è un altro strumento interessante, l'ho voluto mettere più che altro perché appunto si parla di carte del XIX secolo, carte ottocentesche, il sito si chiama Matire. Come vedete nell'immagine di sinistra vi mostra tutte le carte, sono diverse, sono numerose, si vede anche la Francia, la Germania, naturalmente l'Italia del Sud, tutte le carte che mette a disposizione Matire, almeno credo si chiami così Matire, lo leggo come sta scritto, molto bello perché la prima volta che ho cliccato su questo sito in automatico mi ha georeferenziato, non che io nasconda la mia posizione, però mi ha georeferenziato su quella carta che state vedendo, una carta del 1000, una mappa del Sud Italia, delle province del Sud Italia del 1862-76. Naturalmente è possibile consultare tutte le carte del XIX secolo. Bene, allora, questo è un sito che a me piace, me l'ha consigliato Arcangelo, il dottor Teofilo, nei nostri studi, perché per varie ragioni. Siti come questi ne trovate tantissimi in rete a vostra disposizione. Naturalmente questo sito offre tutta una sezione dedicata alle mappe. È un sito in funzione dal 2014, quindi diciamo che ha solo 5 anni, e vi dico subito che la ricerca all'interno del sito, insomma, secondo me merita di essere migliorata. Molto più facile scorrere tutti i loro interventi e vedere tutte le carte che producono. Quella che vedete a destra è l'ultima carta che hanno prodotto, il 23 maggio del 2019. È divertente, si vede come la parola elezione venga, diciamo, scritta in tutti i paesi dell'Europa. È l'ultimo articolo che hanno prodotto, poi non ha proseguito con la produzione degli articoli, quindi diciamo si è fermato all'anno scorso, però è stato attivo per 5 anni. La cosa molto particolare di questo sito, che altri non avevano e che mi ha subito colpito, è quella che invece leggete qui, mappe disponibili per la stampa, business. Business che, vi devo dire, è molto diffuso e sta prendendo piede, cioè ognuno si stampa le proprie carte, ognuno si stampa la propria cartografia, loro lo firmano appunto su cuscini, stampe, addirittura quella sembra un termos, ed è una cosa interessante, però questo sito ci aiuta a spiegare altre cose. Questa è una delle tante voci, appunto la mappa delle lingue straniere più formate nella comunità europea per paese. È un articolo del 15 maggio del 2014
La cosa interessante è che all'interno degli articoli non viene mostrata solo un'opzione della carta, ma vengono offerte più opzioni. In questo caso la lingua più parlata, la seconda lingua più parlata nelle, diciamo in, nella comunità europea, è la terza lingua. È molto interessante, la prima lingua più parlata naturalmente in quasi tutta la comunità europea è l'inglese, mentre nei paesi britannici è naturalmente il francese, viceversa la situazione cambia nelle altre carte. È interessante perché fa naturalmente, non mostra solo una carta, ma ne mostra una sequenza. Ma state vedendo comunque una cartografia statica. Questa, visto che stiamo parlando di università, siete studenti universitari, insomma, è il nostro pane, è una, naturalmente una ricerca condotta sempre da quel sito, naturalmente non ne sto discutendo la qualità o se effettivamente è corretta, però vi voglio far vedere come presentano le cose. Una prima carta che analizza naturalmente alcuni aspetti, spiega brevemente la carta, e una seconda parte è una seconda carta che va a dettagliare diciamo la precedente. Nel caso si leggesse la prima carta, leggeremmo appunto che l'Italia aveva nel 2019 l'8 novembre, anzi questa carta è prodotta l'8 novembre 2018, una proiezione di 33 università fra le prime 500 in Europa. Vado avanti perché naturalmente ci sono carte che offrono aspetti oggi completamente diversi dalle cartografie storiche che io vi stavo mostrando. E sempre da quel sito ho voluto prendere naturalmente due carte completamente diverse fra loro, uno che ha a che fare purtroppo con un discorso legato più all'ambiente, molte di queste carte hanno a che fare con l'ambiente, eccetera, eccetera, col territorio in generale. L'ho voluta prendere perché la prima cosa che ho notato, perdonatemi, ma ho subito visto che la Puglia insieme alla Sicilia ha la più bassa percentuale di copertura di foreste o comunque diciamo di alberi per quanto riguarda l'Italia, ma vedo anche per quanto riguarda buona parte dell'Europa. Invece la carta di destra, ecco, quella è una carta che semmai mi sarei fatto stampare, sono un vecchio metallaro, quindi insomma può essere divertente farsi una di Sud America nel 2018, quante metal bands per milione di abitanti, e vediamo che insomma ci sono alcuni paesi come l'Uruguay, l'Argentina, anche la Colombia, ma soprattutto il Cile, insomma hanno parecchie metal bands, sono paesi più metallari dovremmo dire in questo caso rispetto ad altri. Perché mi piacciono poi queste carte? Perché queste carte mi ricordano tantissimo questo Atlante dei pregiudizi che il mio maestro e professore, mi occupo di didattica della storia, quindi abbiamo molto a che fare con gli stereotipi, ed questo Atlante dei pregiudizi a me è sempre piaciuto tantissimo perché in quei pregiudizi naturalmente io ci vedo anche degli stereotipi, ed è così presentato da un articolo di Donna Repubblica, se non ricordo male, in cui vengono presentate tutta una serie di carte. Queste carte le trovate anche su internet, nel frattempo sono ampiamente diffuse su diversi canali, però sono interessanti perché sono ben distanti dalla cartografia del Pacichelli. In questo caso però vedete la carta al centro vi dice come l'Europa è vista dall'Italia, quindi noi vediamo i francesi come l'impero di Carla Bruni, diciamo la Germania come maniaci della precisione, naturalmente la Polonia è lo stato del Papa, diciamo la penisola
iberica, la Spagna come dialetti italiani, vabbè, la Turchia come danzatrici del ventre, eccetera, eccetera. È divertente anche vedere, se non ricordo male, quelle, gli Stati Uniti come avevano l'Europa, naturalmente salta all'occhio come l'attuale Russia, Ucraina, eccetera, eccetera, sono visti come comunisti, noi siamo visti come padrini, sono fra gli stereotipi naturalmente più diffusi che hanno a che fare. Come naturalmente queste carte ne avete tantissime. La grafica del sito precedente che trovate in rete mi ricordava tantissimo questo Atlante dei pregiudizi, ma sono sempre carte statiche, classiche. Ora, ci sono altri siti, su questi ce ne sono tantissimi. Io ho preso questo mapping history che vidi tempo fa, appunto per capire in che direzione si stesse andando, che offre questa sezione dedicata alle carte. In questo caso io ho aperto la sezione che aveva a che fare con il Medioevo d'Italia, e qual era la cosa interessante? Che questa carta, attraverso una timeline naturalmente cliccabile, potete vedere tutte le varie carte. Naturalmente a sinistra avete una carta, se non ricordo male, del 700, un'altra dell'anno 1000 e un'altra del 1154, se non ricordo male. Qui nelle carte subentra la timeline, amore di tanti storici, ma anche odio di tanti studenti, se mai. Bene, questo genere di carta non è considerata una carta dinamica, anche se ha una timeline che permette di cambiare carta. Viene considerata comunque, rientra nella tipologia di carte statiche, di carte digitalizzate che cambiano d'aspetto solo con il click. Bene, questo non è ancora considerato una carta dinamica, non è considerato ancora un supporto elaborabile. Non sono ancora io un utente libero, sì, sono solamente libero di cambiare, diciamo, di anno in anno, ma diciamo, la mia libertà è segnata inevitabilmente da quello che mi offre il sito stesso. Di questi ne avete tantissimi. Qui alla diffusione, al ruolo di internet, si aggiunge un altro fattore, la diffusione di strumenti e risorse. Attenzione, quando parlo di strumenti non sto parlando solo dello strumento in quanto tale, dell'oggetto, quindi di quanti smartphone circolano, di quanti tablet o computer portatili, o appunto abbiamo fatto vedere anche altri strumenti, palmari di ogni tipo. Non è di questo che si sta solamente parlando. Si sta parlando, semmai, più da un punto di vista di software, applicazioni che questi strumenti inevitabilmente portano con sé. Quindi, fino a questo momento abbiamo visto, diciamo, la cartografia multimediale nella sua diffusione statica, tradizionale. Ora invece cerchiamo di vedere questo nuovo salto di qualità. La richiesta che viene fatta dal mercato alla cartografia multimediale è quello di avere supporti elaborabili. Cioè, devo essere io ad avere il controllo della mappa o della carta che voglio realizzare. Naturalmente, per far questo, c'è un'integrazione tra la mappatura, quindi tutta, diciamo, l'informatica, la mappatura e il web,
Naturalmente questa prima richiesta viene fatta nella gestione del territorio e in questa fase che incomincia a diffondersi la governance del territorio, però ben presto questa cosa si amplifica e qui si assiste a un vero cambio dell'utenza. L'utenza non è più vista passiva rispetto alla carta, ma deve essere attiva, deve essere protagonista. Vi ho scritto libero di scegliere l'informazione e svolgere un ruolo attivo, cioè libero di creare sulla carta diversi livelli, interazioni, animazioni, di gestirla, non voglio dire a 360 gradi, ma in maniera concreta, un supporto. E quando io ho capito che c'era la possibilità di fare queste cose, era ancora il decennio passato, vi dico fra il 2006 e il 2008-10, incomincio a scoprire che il mio computer, il mio desktop, mi fornisce tantissimi strumenti. Naturalmente, il primo strumento di cui sento parlare è ArcGIS Pro. Il problema è che ArcGIS Pro è un altro colosso, appartiene a ESRI, è veramente un colosso della cartografia e non solo, perché naturalmente ha tutta una serie di ulteriori rami nel quale produce software, applicazioni, cartografia in generale. Quando io conosco ArcGIS, lo usano in pochi e fondamentalmente sono tecnici, in particolar modo sono architetti e ingegneri. Perché fondamentalmente quando si parla di territorio in una certa maniera sono loro che si occupano di queste cose, però sono proprio i tecnici architetti e ingegneri con i quali lavoravo e collaboravo che chiedono le competenze dello storico, perché semmai devono lavorare su un territorio che ha masserie, un antico tracciato stradale, a volte sono competenze che richiedono l'archeologo. Infatti gli archeologi sono i primi a incominciare a utilizzare ArcGIS Pro. Però vi ho detto, è un'utenza ristretta, non sono tutti che lavorano su ArcGIS Pro. Io incomincio a lavorare, incomincio a studiarlo, per fortuna amici che se ne occupano, e incomincio a utilizzarlo con grandi difficoltà, ve lo dico in estrema onestà, però incomincio a capirci qualcosa. Mentre sto incominciando a utilizzare questo ArcGIS Pro, però mi si offrono altri prodotti. Fin quando qualche anno fa mi vengo informato che ArcGIS, che diciamo era un prodotto per tecnici, un prodotto appunto dall'utenza ristretta, il costo della licenza, ragazzi, non lo so neanche a dire, insomma, molto spesso la gente lo scaricava e lo traccava, è inutile nascondercelo, diventa online. Non mi meraviglia, perché da qualche anno, intorno diciamo al 2010, la cartografia digitale, multimediale, anzi la cartografia multimediale, si dà un nuovo obiettivo. L'obiettivo primario è quello che deve essere un prodotto sociale. Proprio questi sono i termini che usano, quindi deve essere un prodotto che deve essere facilmente accessibile, non da un'utenza ristretta, ma un'utenza allargata, ed è l'allargamento che avviene anche con l'uso dei social, diciamo a più riprese abbiamo dei boom o nuovi social che entrano nella nostra vita. Lo stesso deve fare la cartografia multimediale, anche perché è strettamente connessa con il mondo dei social. Ci sono delle
delle applicazioni che si usano, ArcGIS Pro è una di queste, ma molto recente ho scritto, perché effettivamente non è molto tempo fa, ArcGIS si dà in versione online, perché il suo concorrente, cioè quello che lavora a livello mondiale, lo sta letteralmente mangiando. E uno dei suoi concorrenti, se vogliamo, è proprio Google, o meglio legato alle applicazioni tipo Google Maps, Google Earth, eccetera, eccetera. Ma prima di passare a Google, c'è un'altra situazione, che tutto quello che viene offerto da ArcGIS, che è un programma con costi per le licenze notevoli, diciamo se lo permettono in pochi esperti, eccetera, eccetera, diventa anche open source, cioè diventano sempre più libere, anche applicazioni complesse. Effettivamente molti miei amici che si occupano di sistemi GIS non lavorano su ArcGIS, ma lavorano più facilmente su QGIS. E QGIS lo trovate facilmente in rete, lo trovate su questo link di riferimento che vi ho dato, potete smanettarci, tenete conto che a un certo punto è uno degli sistemi GIS venga consigliato proprio agli storici, ci sono tutta una serie di articoli, c'è tutto un decennio di articoli dedicati agli storici che vogliono avere a che fare con il GIS. Naturalmente non sto qui a riportarveli, li trovate facilmente in rete. Però parlandovi di QGIS, inevitabilmente vi devo parlare di questa realtà. Perché QGIS lo trovate gratuitamente anche su questo sito, che è un'operazione della Regione Puglia molto importante, che io spero insomma prosegua, non si perda. Fatto sta che comunque è costantemente aggiornata, perlomeno così mi dicono. È il sito Puglia. Il sito Puglia è un sito che nasce sul fatto che la Puglia è una di quelle poche regioni, in Italia la seconda, che si dota di un piano paesaggistico. Insieme al piano paesaggistico naturalmente incomincia a centrare tutta una serie di informazioni di carattere territoriale, di dati, di strumenti, di letture sul territorio, che servono a più utenze. Può servire naturalmente sempre all'architetto, all'ingegnere che fanno un piano urbano, che decidono di costruire in un luogo piuttosto che in un altro, ma servono anche a coloro che si occupano di paesaggio a livello di ambiente, a livello di natura, a livello di geologia, ma anche a livello storico, archeologico, perché naturalmente all'interno è possibile leggere tutta una serie di dati che vengono raccolti all'interno del portale Sito Puglia. Dalla mappa del sito voi potete leggere un po' tutto quello che viene offerto dal sito. Io sulla schermata di destra vi ho aperto esclusivamente una carta della Puglia, anche se in questo caso si vede solo Bari, in cui attraverso un menu a tendina, a scomparsa, e tutta una serie di icone, posso interrogare il mio territorio da più punti di vista. In questo caso io ho attivato solo il PPTR vigente, si dice flaggando, deflaggando diciamo il riferimento per attivarlo. Naturalmente posso scegliere il tipo, la tipologia di visualizzazione, posso fare tutta una serie di richieste a quella carta per meglio conoscere il mio territorio, la Puglia in questo caso. Però è un'operazione molto interessante, alla quale tra le altre cose ha partecipato la nostra università. Molti dei professori che insegnano da noi hanno collaborato con il SIT Puglia, fornendo diverse letture anche storiche, ma non solo, del nostro territorio.
a fianco al sito Puglia c'è appunto il sito di Paesaggio Puglia, in cui sono offerte tutte le letture del nostro territorio possibili. Il piano, appunto, vedete il piano del PPTR con tutto il contenuto della planta del patrimonio, quindi diverse letture molto interessanti. Naturalmente avete un menu che vi offre la possibilità di selezionarle, ma siccome stiamo parlando di carte, all'interno dell'Atlante del Patrimonio sono state prodotte tutta una serie di carte che hanno a che fare con la nostra regione. In questo caso stiamo parlando di cartografia storica, ma con una lettura del nostro territorio ben diversa. Sono una quarantina, io alcune le uso proprio a lezione e alcune le uso per lavoro. In particolar modo quella in alto a sinistra è la carta geologica, e appunto essendo l'uomo dell'ipogei, occupandomi di sottosuolo ma anche di quello che è il nostro territorio subdivo, è una carta che consulto molto spesso. Poi di fianco le ho messo una carta di età romana, nel quale è possibile, tra le altre cose, leggere diciamo i principali antichi tracciati, quindi la via Appia e la via Traiana, ma anche vie secondarie. Ma in quel caso, se non ricordo male, è possibile addirittura leggere le tracce di centralizzazione del nostro territorio. La carta a sinistra, in basso, invece è una carta che ha a che fare col periodo a cavallo fra bizantino e normanno, credo che sia super valido. Una distinzione delle connestabilia del catalogo dei baroni, mentre la carta in basso a destra è come viene oggi letto il nostro paesaggio. Naturalmente sono carte un po' pesanti da scaricare, però insomma sono carte statiche molto interessanti. Peccato che non siano state pensate in maniera dinamica, potrebbe essere molto interessante vedere queste carte storiche e non solo, proiettate in maniera dinamica. Andiamo avanti, perché naturalmente quando parliamo di territorio spesso si parla di beni culturali, beni materiali e beni immateriali, insomma in questo caso stiamo parlando più di beni materiali, fino a un certo punto, perché il catalogo generale dei beni culturali comunque non vi offre solo il castello, la cattedrale, ma vi offre tutta una serie di beni che sono presenti all'interno dei nostri musei, eccetera, eccetera, che comunque sono vincolati. E anche vincoli in rete vi offre una cosa del genere, entrambe vi offrono la possibilità di consultare siti su mappa cartografica, però insomma non ve li consiglio, a differenza invece di altri siti. Occupandomi appunto di cartografia, altro progetto che ha a che fare anche con la nostra università è il sistema degli archivi storici territoriali, che potete consultare nella teca digitale. Vi vengono offerte, anche se non sono proprio di facile consultazione, tutta una serie di materiali che sono stati digitalizzati, anche se molto spesso è una scannerizzazione di alta risoluzione, non è una vera e propria digitalizzazione, come intenderebbero alcuni dei nostri esperti, di materiale fotografico, cartografico e anche unità documentali. Vi assicuro che alcune delle unità cartografiche, ma anche fotografiche, ci sono molte foto di panorami degli anni 60, 70 del secolo scorso, molto interessanti, ma anche tantissime carte a vostra disposizione. Si consulta naturalmente attivando la ricerca.
ricerca, e poi si giunge la carta, che insomma non è di facile consultazione, anche se c'è il modo di aggirare anche questi sistemi. Vado avanti perché invece speriamo in questo strumento Carta Puglia. È un progetto comunque che vede coinvolto, cioè uno dei promotori, insomma, è il professor Volpe della nostra università, adesso che è tornato a Bari da quest'anno, in cui però molti nostri colleghi, diciamo esperti del territorio di diverse discipline, storici dell'arte, archeologi, storici, sono stati coinvolti nella Carta Puglia, che è un progetto che sta andando avanti, mi dicono che ben presto miglioreranno tutta una serie di problematiche e di, diciamo, di schedatura dei beni. È sicuramente uno dei siti più interessanti sul panorama, diciamo, della possibilità di consultare in maniera dinamica il nostro territorio, perché come vedete gli viene offerta una carta nel quale attraverso un menu è possibile consultare dalla tipologia di bene, quindi da beni che vanno dalla preistoria fino al Novecento, e poi semmai intersecare anche la ricerca con tutte le regioni, province o i comuni, o interrogarle per singola parola. Cioè, io ho scelto la Chiesa Rupestre di Santa Candida perché mi sento un po' la mia seconda casa, e quindi ho proprio chiesto Chiesa Rupestre, fra le Chiese Rupestre mi è comparsa Santa Candida, dove naturalmente cliccando sul bene è possibile leggere una scheda con tutta una serie di dati che sono molto utili a chi dovesse fare ricerca storica o comunque georeferenziare o geomappare il nostro territorio. Bene, allora, se fate una ricerca di tutti i sistemi GIS che sono a vostra disposizione nel panorama fra internet e le applicazioni che ne conseguono, Arcangelo tempo fa beccò questa voce di Wikipedia, lista di GIS, che addirittura oggi risulta aggiornata al 23 gennaio del 2020. Vi dico no, non è particolarmente aggiornata, perché fondamentalmente fa questa distinzione fra tutti i desktop GIS, ci sono tutta una serie di, diciamo, di strumenti legati al mondo GIS, GIS software, GIS open source, ma allo strumento GIS poi sono legati quelli che ti forniscono le mappe da utilizzare all'interno di questi sistemi, i database GIS, che a volte sono proprio costruiti da chi si occupava di sistemi GIS, cioè se io dovessi fare una ricerca per l'Università di Bari, come mi è capitato, i più importanti insediamenti dal Medioevo fino ai giorni nostri, naturalmente è un database che noi siamo andati ad ampliare, a lavorare sul database, naturalmente connesso poi allo sviluppo di software e librerie, e naturalmente sviluppo e librerie non web, più naturalmente appunto georeferenziare questi strumenti e tutta una serie di software legati. Questa pagina in cui dice che molti, diciamo, software GIS sono di proprietà, un po' quel discorso che vi facevo vedere con Esri ArcGIS, però poi vi dice che ci sono tre sottocategorie, quelle che vi offrono software, quelle che vi offrono servizi di geocoding, analisi e elaborazione, e quelle che vi offrono servizi di dati. Bene, vedendo questa cosa mi rendo conto che l'articolo probabilmente sì, è stato modificato il 23 gennaio, ma è abbastanza vecchiotto, perché sono molti di più quelli che vi offrono questo genere di servizio, come oggi
molti software, scusatemi, molti GIS proprietari, diciamo, sono dei veri e propri colossi all'interno di un mercato molto più ampio. Quando ho cominciato a girare con l'auto, ho cominciato a disegnare itinerari, a disegnare, a georeferenziare i luoghi, naturalmente il primo strumento che ho utilizzato è stato OpenStreetMap, in un'ottica appunto di una cartografia collaborativa, open source, eccetera, eccetera. E come vedete è abbastanza vecchio come prodotto, del 2004, è ancora molto utilizzato, anche se sta anche andando in disuso, però insomma i miei primi ciclo itinerari, perché appunto si pose in un momento della mia vita il bisogno, l'esigenza di fare ciclo itinerari, i primi ciclo itinerari ho disegnato su OpenStreetMap, ma proprio nel momento in cui ho incominciato a lavorare a OpenStreetMap, intorno al 2010, giù di lì, poco prima, poco dopo, e lì è comparso il colosso per eccellenza. All'improvviso, non tanto all'improvviso, perché Google Chrome li utilizzavo ormai da tanto tempo, però Google aumenta in maniera esponenziale le applicazioni e la loro diffusione anche all'interno della rete, diventa uno dei motori di ricerca per eccellenza, non è l'unico motore di ricerca che uso, intendiamoci, però quando incomincio a esplorare le applicazioni, gli strumenti che mi mette a disposizione Google Maps, fra questi c'è, Google Chrome in questo caso, fra queste, oltre a vedere la musica su YouTube, oltre a avere una casella Drive con 15 GB di cloud a mia disposizione, oltre a distribuire i miei impegni su un calendario che porto sempre con me, appunto la sezione mappe, che nella sezione i tuoi luoghi, andando proprio su mappa, ha la possibilità di creare mappe. È stato lo strumento che ho usato di più, sia perché era il primo strumento che avevo sul mio smartphone qualche anno fa, naturalmente uno smartphone con tecnologia Android, bla bla bla, e non solo, a un certo punto io mi sono reso conto che Google Maps poteva servirmi per la didattica della storia, o meglio per fare dei laboratori di didattica della storia, anche perché era lo strumento più utilizzato dai ragazzi a scuola, ed è lo strumento che quasi tutti noi, quasi, utilizziamo a volte anche come sostituito il nostro navigatore satellitare, chiediamo a Google Maps dove via tal dettagli il numero nel paese X, diventa il nostro navigatore, chiediamo anche a Google Maps appunto di segnarci l'itinerario da seguire anche in base al traffico, eccetera, eccetera. Io invece l'ho utilizzato per creare mappe, perché mi serviva nel lavoro, non mi serviva solo mappare le chiese rupestri, ma occupandomi sempre più di territorio, lavorando sempre più sul territorio, avevo bisogno proprio di creare delle mie mappe, naturalmente delle mie mappe che avessero diversi layer, quindi diversi livelli. Insomma, dovevo essere io l'autore della mappa, e Google Maps mi offriva questa possibilità, facile da far usare, facile da condividere anche con altre persone, quindi semmai non ci dovevo lavorare da solo, con la possibilità poi di avere tutta una serie di strumenti annessi, connessi all'applicazione stessa. Questa è una mappa, appunto, prima parlavamo, il professor Spagnolo vi accennava che molto spesso abbiamo
incrociato certi studi e così via. Un giorno appunto il professore mi disse che doveva parlare a una conferenza del bombardamento di Bari e disse: ah, professore, io ho sviluppato una mia Google Maps. Effettivamente è una Google Maps molto più ampia, quello che state vedendo è esclusivamente un livello che io ho acceso all'interno della mia Google Maps ed è un livello che ha a che fare con il bombardamento di Bari, del porto di Bari, del 2 dicembre del 1943. Ho, in base alle nostre fonti storiche, cercato di ricostruire bene o male la posizione delle navi al momento del bombardamento di Bari, cioè quando 100 aerei Junker si sono abbattuti sul porto di Bari, trovando molte navi all'interno del porto. Le navi, diciamo, in verde militare, diciamo così, sono le navi di cui ho non certezza, ma un'approssimativa certezza di quale fosse la loro posizione, distinte fra quelle affondate e quelle presenti all'interno del porto. Le navi in viola che vedete al di sopra sono le navi che non sono riuscito a collocare all'interno del porto, ma che sappiamo bene o male esserci. Naturalmente ho evidenziato la John Harvey, che è, diciamo, forse la nave più famosa di quel bombardamento, perché all'interno c'era dell'Iprite, anche se non è detto che fosse l'unica nave con Iprite all'interno, però non stiamo qui a ragionare del bombardamento. Quello che io volevo far capire è che io con GMAPS ho creato la mia, appunto, la mia mappa con il mio livello legato al bombardamento del porto di Bari, ma lo posso legare a tantissime altre cose. È un esempio. Naturalmente Google Maps vi offre tantissimi servizi. Un servizio molto usato è lo Street View, in cui a sinistra appunto vedete, io ho attivato lo Street View nel caso di Bari, e tutte quelle linee azzurre che vedete è lo Street View che è possibile percorrere all'interno della città di Bari, dove mezzi hanno fotografato a 360 gradi, non proprio 360 gradi, però diciamo in maniera da ottenere una visuale 3D, la nostra città. Street View è un servizio che prosegue ben oltre, questo lo faceva ridere, spiegava come Street View copre il nostro mondo. E c'era questa carta proprio su Wikipedia, però come al solito è una carta abbastanza superata, perché come vedete ci sono dei paesi più o meno coperti. Vi assicuro che molti paesi dell'Asia non sono più in condizione verde, così come li vedete, anche perché insomma la mappatura di Street View va avanti. Vi posso semplicemente dire che pare stanno mappando la foresta amazzonica. In questo caso non sono auto che vanno in giro, ma sono uomini con l'attrezzatura che serve per questo genere di mappatura, ma pare stiano anche mappando tutti i fondali oceanici. Bene, divertente spiegare come agisce Street View a livello mondiale con una carta statica. Nel 2001, quindi ben prima di Google Maps, Google comincia a lavorare su questo progetto, Google Earth, e diciamo che è la nuova generazione, se vogliamo, ha superato Google Maps per l'offerta che fornisce a qualsiasi utente decida di o scaricare o aderire all'applicazione online, o io consiglio sempre di scaricarsi Google Earth Pro, che gira molto meglio, sono 200 megabyte per PC, ed è insomma una
un'applicazione straordinaria, anche se vi dico, io le mie carte non le faccio su Google Earth Pro, le faccio ancora su Google Maps e poi le importo in Google Earth Pro, dove posso ampiamente superare poi i 10 livelli che mi permette di mantenere Google Maps, con numeri veramente incredibili per punti, intendiamoci, non metto su alcune carte, stiamo parlando di migliaia di punti georeferenziati. Google Earth mi permette di importare più Google Maps insieme, leggerle e spegnerle a mio piacimento, un po' come quello che avete visto sul sito Puglia per quanto riguarda il PPTR, ma vi permette di vedere tantissime cose. In fondo vedete i livelli, dei livelli è possibile accedere a tutta una serie di appunto livelli, quindi di ulteriori strumenti, consigli, applicazioni, informazioni, ogni genere diciamo di possibilità di interrogare Google Earth Pro. Solitamente quando mostro Google Earth Pro mostro alcuni livelli che mi vengono offerti. Il primo che di solito mostro è appunto quello che vedete in alto a sinistra, vedete la cartina dell'Europa e l'Italia che scompare sotto una carta del 1787, una carta che tra le altre cose fa parte del David Ramsey, perché appunto è presente, viene chiamato livello mappe storiche di Ramsey, alcune carte sono già presenti su Google Earth Pro, ma Google Earth Pro va molto oltre il nostro pianeta. Naturalmente potete interrogare anche Google Earth Pro per sapere quali sono le missioni del WWF attive, quello di Greenpeace piuttosto che le foto della NASA, eccetera, eccetera. Non so, vi offro tantissimo materiale. È un altro appunto di quei programmi dove più si impara a smanettare, più diciamo si imparano tantissime cose. Ma quello che veramente mi ha impressionato è che a un certo punto Google Earth Pro metteva a disposizione anche la foto, non la foto, non sono foto, ma la Luna. Finalmente potevo vedere in estrema libertà la faccia nascosta della Luna, anche lì con tutta una serie di informazioni, di icone che si possono cliccare, che ti permettono di avere documentazione degli atterraggi dell'Apollo, piuttosto, questa sta diventando una pessima abitudine, gli atterraggi dell'Apollo, che ne so, dell'attività sovietica sulla Luna, si sono naturalmente allargati subito a Marte. Potete girare Marte come se fosse il vostro globo, ma sono molto oltre, perché hanno pure la sezione universo, cielo, diciamo così viene chiamata, in cui è possibile interrogare Google Earth su tantissime, lo vedete già nell'immagine in basso a sinistra, dove si leggono appunto osservatori in primo piano, introduzione all'astronomia, historical sky maps, quindi insomma è uno strumento potentissimo, ed è quello che sta facendo la parte del leone. Quando io mostro Google Maps e Google Earth Pro, non solo nella mia attività di laboratorio di didattica della storia, non solo di professionista, perché collaboro anche con l'università, ma con diversi enti sulla creazione di carte e così via, o comunque c'è l'esigenza di produrre carte, spesso la prima richiesta che ci viene fatta, perché semmai noi proponiamo altri prodotti, è no, noi vogliamo avere una Google Maps. Ne approfitto per dire appunto che la proprietà intellettuale delle carte che io produco su Google Maps rimane privata, è lo strumento
che è di Google e quello non può essere modificato. Arcangelo mi suggerisce di accelerare, perché effettivamente non so neanche io quanto tempo ho a disposizione. Questa è appunto la Google Maps importata su Google Earth Pro, insomma, e questo appunto per mostrarvi un esempio. Allora, gli strumenti, il ruolo di internet e gli strumenti determinano le nuove scelte della cartografia multimediale, e la prima scelta è che ormai deve essere un prodotto sociale, quindi un prodotto che deve essere accessibile a tutti su internet, accessibile a tutti attraverso applicazioni diffuse. È la prima cosa, non la prima cosa, le parole che vengono utilizzate a supporto di questa idea che deve essere un prodotto sociale, appunto questo, c'è una richiesta da prima di Atlanti, mappe collaborative online, poi che deve avere questo approccio olistico. Non sto a discutere su questo, diciamo, su queste richieste, deve avere una conoscenza integrata e naturalmente deve esprimersi con una nuova forma di comunicazione che ormai fa parte di un tessuto comunicativo. Dal nostro punto di vista, alla figura appunto dell'utente dinamico soggettivo fa seguito una richiesta, li chiamano proprio così, di neocartografo del web, che deve essere anche un po' consulente storico. Nel momento in cui ci affacciamo nel mondo delle carte, della cartografia, ci rendiamo subito conto però che non ci sono solo strumenti, il ruolo di internet con la diffusione di carte statiche, c'è una produzione a più livelli di carte che semmai fanno parte, non sono il prodotto finale, ma sono, fanno parte di un prodotto. Questa è una cosa che abbiamo analizzato sia per la Jean Monnet, ma in particolar modo ce ne occupiamo in Arcangelo per Historia Ludens, che è l'associazione didattica della storia fondata dal professor Rusa e attiva. Abbiamo incominciato ad analizzare quello che ci offriva YouTube. YouTube ci offriva le time-lapse. Time-lapse, anche qui c'è una diffusione di time-lapse incredibile, non vi sto neanche, ve ne sto solo a mostrare qualcuna. Una delle mie preferite, perché l'ho utilizzata per spiegare la Guerra Fredda, è la time-lapse delle esplosioni nucleari fino alla fine del 1990, non ricordo se arriva al 2000. Poi quest'altra carta, la conquista dell'America, realizzata da GeoHistory, che è un canale che ci risulta abbastanza attendibile ed è molto interessante per la visione che propone della scoperta, conquista dell'America. Naturalmente abbiamo una serie di mappe che non si occupano strettamente di storia, ma sono naturalmente legate a una serie di cose che interessano comunque il discorso storico. In questo caso ne ho messa una, ma ne avete un'infinità, come le regioni nel mondo. E naturalmente tutta una serie di time-lapse che sono le time-lapse classiche, in cui è una cartografia più o meno statica, nel quale però i confini cambiano di colore, cambiano di dimensione a seconda di una timeline che scorre. Di questo genere di carte c'è un'infinità. Ma insieme a queste carte naturalmente ci sono altre che vanno dallo sviluppo della skyline di Manhattan, quindi tutti i grattacieli dall'inizio del Novecento fino agli ultimi, fino anche alla scomparsa delle Twin Towers, del nuovo grattacielo, e la comparsa del nuovo grattacielo, a carte che ti spiegano il fatto storico attraverso palle
che rimbalzano fra di loro e cambiano di dimensione con tutta una serie di informazioni storiche che vengono proiettate in un fumetto, fino ad arrivare anche a cose veramente esagerate, tipo le Country Ball, in questo caso ho preso quella della guerra di Corea, in cui la spiegano tutto il conflitto, naturalmente proiettate anche su cartografie, perlomeno carte geografiche. Naturalmente c'è tutta una serie di prodotti misti, in questo caso ho scelto Auto Africa, in cui c'è la proiezione sia di cartografie, che naturalmente cambiando colore, in questo caso vi fanno vedere quanto l'uomo si sia diffuso sul pianeta, corredati naturalmente di timeline, che naturalmente diventano sempre anche la timeline un po' più complessa e più interessanti della classica timeline proposta per quanto riguarda l'evoluzione, che insomma è abbastanza superata. Naturalmente per tutte queste tecnologie non ci sono solo dei prodotti che voi potete già acquisire in rete, potete farli. E in questo YouTube vi offre un panorama di tutorial immenso. Quindi basta che digitate tutorial, timelapse, come fare, in inglese, come fare una timelapse, che sicuramente, timeline che siano, sicuramente vi arriva una serie di tutorial incredibile. Questo sito, visto che l'ha citato in una conversazione all'interno del gruppo, anche Antonio, ed effettivamente ha fatto benissimo a citarvelo, ve l'ha citato se non ricordo male per le timeline, la questione timeline annosa perché piace, non piace, è utile, non è utile, non voglio stare a discutere di questo, però appunto vi sono diverse applicazioni che vi offrono la possibilità di fare le timeline. Le timeline le potete anche costruire autonomamente se siete bravi a smanettare con alcuni prodotti. Anche Adobe Photoshop può aiutarvi a creare delle vostre timeline. Però ci sono anche delle applicazioni che vi vengono incontro, ci sono dei siti online che vi vengono incontro. Sicuramente uno dei migliori, ed effettivamente quando ho visto che lo citavo, ho detto bravo Antonio, perché effettivamente NightLab è un sito serio, vi offrono una serie di strumenti scorrenti. Sì, ma è sempre per merito tuo, Sergio. Ah no, scusami, non lo sapevo. ne avevamo parlato tempo addietro. Ah ok, scusami, no, pensavo che in qualche tua ricerca l'avessi trovato, ma... No, era per restituirti il merito, vai. Non ti ah no, no, vabbè, figurati, no, è condiviso, no? Noi siamo collaborativi alla fine. Appunto, io ho una serie di strumenti. I tre sotto che vedete sono quelli più, diciamo, interessanti o comunque... insomma, più affascinanti per il nostro mestiere sono le storyline, le story map e le timeline. Vi offre appunto la possibilità di creare vostre timeline o storyline. Qual è la differenza? Appunto, che la timeline, mentre la storyline, vedete, forse non si vede bene, però è proiettata comunque una carta geografica con una serie di passaggi legati sia alla linea del tempo sia al territorio, quindi diacronica e sincronica. La timeline naturalmente può non richiedere la cartografia, ma all'interno, fra questi due estremi, la storyline e la timeline, ci sono le story map, di cui ho parlato, sono andato un po' troppo veloce, di cui ho parlato anche nelle precedenti lezioni. La story map è più simpatica, naturalmente ha un buon uso, specialmente in campo didattico. Ebbi la fortuna di lavorare con Fulvio delle Donne, o comunque di incontrarlo. Il breve cronico in itinerario del 1920, la crociata di Federico, ma Federico II, per dirla in soldoni, in un itinerario visibile attraverso una carta. Io questo itinerario l'ho fatto anche su Google Maps, però ho approfittato anche per farlo utilizzando Story Map, proprio per pensare a un uso un po' più didattico.
Bene, non spaventatevi, perché anche in questo caso, se digitate scusate, su YouTube e chiedete il tutorial Storymap GS, ne avete 4-5 a vostra disposizione, in cui vi spiega, vi danno tutta una serie di consigli e suggerimenti per migliorare la vostra story map. È uno strumento molto interessante, diciamo, forse più che un uso, al massimo se viene integrato per esempio a qualche manuale, può essere appunto quelle applicazioni, quella cartografia multimediale che viene richiesta anche nei manuali che oggi vengono utilizzati, uno di quegli strumenti utili, ma se no, diciamo, insomma, potrebbe semmai rientrare, lo si fa fare agli studenti, una loro story map e così via. Vado avanti perché sennò il tempo vola. Atlanti ne avete di tutti i tipi, di tutte le specie. Io ve ne suggerisco 4, ma proprio perché ho cercato di limitarmi. Quello sulla vostra sinistra è il Geocron, vedete la carta del mondo? Bene, io posso muovermi attraverso, naturalmente zoomando all'interno, ma posso scegliere anche per singolo anno la carta storica di riferimento. Posso vedere per esempio i confini dell'Italia prima dell'unità, posso vedere la carta d'Europa subito dopo il 1945 e così via. Cioè, quello che vi sto dicendo è molto interattivo. Naturalmente non ha solo un'applicazione online, ha un'applicazione anche per cellulari e tablet, perché naturalmente tutti questi strumenti poi hanno una doppia visibilità, che non è solo il computer con il PowerPoint che vi ho fatto, di solito poi si dimostra anche online, però questa volta ho preferito fare il PowerPoint. Atlante storico, vecchio sito indirizzato più che altro alle scuole o comunque agli studenti, è uno degli strumenti più utilizzati dagli studenti, scusate il gioco, ed è uno di quelli, ma c'è anche il De Agostini, come vedete in alto a destra, che non solo vi offre la carta, però vi offre tutta una serie di dati statistici e così via su come state interrogando le vostre carte. Gli Atlanti online, finire a World Atlas, ho messo più che altro per un dato storico, è uno dei più anziani in rete, sono abbastanza vecchiotto. Di questa tipologia di Atlanti online ne avete un'infinità. Ma andiamo avanti. Ultimamente, in particolar modo, avrete sentito parlare tantissimo durante il periodo Covid di realtà aumentata. Effettivamente la realtà aumentata all'interno della cartografia ci si sta lavorando a braccetto, se non proprio insieme. Naturalmente la cosa più banale che mi veniva in mente, parlando di realtà aumentata in questo momento, era la diffusione in periodo Covid di questo messaggio: potete vedere, potete visitare il museo in realtà aumentata. Bene, le applicazioni di realtà aumentata, in particolar modo legate ai musei, è infinita, ma c'è tantissimo altro. Ora, avrei potuto mettere tante cose, alla fine ho scelto di mettere un prodotto che con Arcangelo, col dottor Teofilo, stavamo ormai studiando e che dovevamo presentare a breve a un convegno di Public History, è la realtà aumentata di quello che noi chiamiamo Merge Cube. È quel cubo che vedete al centro delle due immagini in basso, viene riconosciuto attraverso un'applicazione. Nell'immagine sinistra vedete la mia nome, e il cubo diventa appunto il mio strumento che mi permette di aumentare la mia realtà e vederla manipolando quel cubo
naturalmente io posso manipolare la mia realtà aumentata. Naturalmente ho considerato anche uno strumento didattico, e su questo avremo molto da discutere. È inevitabile non parlare di videogiochi, perché si è passato da una serie di applicazioni in 3D a tutta una serie di videogiochi. Io ho giocato intorno agli anni 2006-2008 a Medieval Total War, in cui passavo non tanto a fare le battaglie, ma ore e ore sulla carta geografica, in questo caso vediamo Costantinopoli, in cui appunto muovevo, giocavo, però legato a un territorio. Naturalmente queste applicazioni, inutile dirvelo, che stiamo finendo Assassin's Creed, ma sempre più giochi in cui la soggettività la fa da padrona, vedete gli scenari ricostruiti. Bene, l'arrivo è questo. In questo caso non c'è neanche il Merge Cube, però vedete appunto una simpatica signorina che gioca con un mondo, il nostro globo terrestre, in realtà aumentata. Quando ho cominciato a fare questo è divertente, il cartografo contemporaneo, poi mi sono sentito parlare di un mio cartografo del web, io facevo consulenze storiche, queste mi venivano chieste, finché un giorno l'ho scoperto di essere il maggiore esperto di georeferenziazione delle coste pugliesi, che vuol dire niente, vuol dire tutto, cioè un'affermazione, però abbiamo cercato di capire come diventasse una professione. E questo è un istituto che mi ha sempre colpito, perché effettivamente loro cercano di rispondere in alcuni casi a queste domande. Noi storici come dovremmo rivederci in questi campi? Bene, se noi storici vediamo ancora la cartografia storica o la cartografia multimediale o digitale, bene, siamo stati ampiamente superati. In questo momento io vi ho portato 4 immagini, vi ho portato naturalmente Google Earth, dove si legge il punto della nostra università, ESRI, cioè ArcGIS, e il David Ramsey con il suo servizio da georeferenziatore. Sono 3 colossi del mercato. A fianco vi ho messo l'immagine di Assassin's Creed Odyssey. I videogiochi naturalmente sono un'estensione, pensate a tutta la realtà virtuale. Fatto sta che intorno a queste 4 grandi macro categorie e questi 4 grandi colossi della cartografia nasce una cyber cartografia, cioè si è superata la cartografia multimediale per entrare in un altro campo. Cosa manca e cosa c'è di nuovo? Manca una forma di certificazione di queste georeferenziazioni, delle carte a disposizione. Esiste una realtà tecnologica che è immensa e che ormai è difficile anche da interrogare su alcuni aspetti. Naturalmente si apre una problematica che interessa in particolar modo chi fa questo lavoro, dell'archiviazione dei prodotti cartografici. Naturalmente tutto questo si intreccia con nuovissimi approcci della cybercartografia. Vi posso dire che l'approccio, fra quelli più avanti, multimediale in tutti i sensi veramente, è quello di legare delle carte alle esperienze fattive. Insomma, quello che emerge è questo, che bisogna appunto tralasciare l'oggettività delle carte, della cartografia storica, e avere, che erano appunto obiettivi della cartografia storica, e parlare invece, guardarla in un tutt'altro aspetto. Bene,
chiudo con questo per lasciarvi a quello che ci mostrerà Arcangelo, perché vi dico subito che su questi argomenti non c'è tantissima letteratura, non sulle cybermap, sulle cybermap, potete trovare tantissimo, però su questi argomenti del passaggio della cartografia storica alla cartografia multimediale, digitale, fino ad arrivare alle cyber cartografie, è un mondo che va avanti naturalmente a una velocità incredibile, non è facile trovare molto materiale bibliografico, però appunto ho segnato questa frase rilasciata da questo professore, che insomma non è il primo venuto, è uno che proprio parla di cyber cartografia dal 2006, insomma, quindi se vogliamo anche parlare di cartografia multimediale già ampiamente superato, però appunto mi piaceva, naturalmente metteva in luce un dato di fatto, come muoversi nel cyberspazio, nella rete, su internet, è diventato un uso quotidiano, pari ma come un tempo noi guardavamo la televisione, leggiamo i giornali, eccetera, eccetera, sentiamo la radio. Ma questa è una frase molto significativa, perché se la mappa cartacea era fondamentale per la navigazione dell'epoca, delle esplorazioni geografiche, e se vogliamo ci riporta alle prime carte che stavamo vedendo, carte del 500, del 600, dice quest'altro, sarà la cybermappa a guidarci nel mare di informazioni rappresentato da questa era digitale. Era il 2006, sono già passato a 14 anni. Quindi insomma, è di questo che con Arcangelo, con il dottor Teofilo, ci stiamo occupando, ed è lui che vi traghetterà nella cybercartografia, come diremmo noi italiani, o nella cybercartografia. Cybercartografia, come diremmo noi italiani, o nella cybercartografia. Riuscite a vederlo? Tutti? Si vede? Sì, io sì, lo vedo. Sì, Arcangelo. Sì, sì, sì. Bene. Allora, saluto tutti innanzitutto. Come diceva Sergio, appunto si entra in questa nuova fase che è quella delle cybermappe. Ovviamente prima di considerare il discorso delle cybermappe bisogna identificare su cosa si basano queste cybermappe, e quindi su uno cyberspazio. Cyberspazio di cui la paternità di questo termine è data a William Gibson, un romanziere che scrive questo romanzo di fantascienza, Neuromancer, nel 1984, dove appunto utilizza per la prima volta il termine cyberspazio e lo identifica come un'allucinazione vissuta consensualmente ogni giorno da miliardi di operatori legali in ogni nazione, da bambini a cui vengono insegnati concetti matematici. Vado avanti, insomma, linee di luce allineate nel non spazio della mente, ammassi e costellazioni di dati, come le luci di una città che si allontanano. Ovviamente stiamo parlando di un romanzo, quindi di un'interpretazione romanzata di quello che è il cyberspazio. Cyberspazio che appunto il termine è apparso già precedentemente nell'82 nella forma inglese di cyberspace in questo racconto di fantascienza chiamato Barney Chrome, però successivamente sempre Gibson lo utilizza con maggior fortuna in quel romanzo di cui vi parlavo. Quindi che cos'è questo cyberspazio? È una dimensione virtuale in sostanza, anzi inizialmente è considerata come una dimensione virtuale, poi capiremo l'evoluzione di questo concetto, nel quale appunto gli utenti e i programmi sono interconnessi attraverso quella che è una rete telematica, come internet, ma non solo. Questa interazione tra utenti umani e spazi virtuali è attuata in una forma digitale e con cui l'individuo assume una nuova identità.
nuova identità che appunto può essere considerata come l'identità elettronica o digitale di quello che può essere un indirizzo IP, ad esempio quando siamo collegati su internet. Sebbene diciamo, l'iniziale accezione di Gibson era volta ad identificare con cyberspazio questo luogo immaginario di fantasticherie, di allucinazioni tecnologiche, contrapposto a quello che è lo spazio reale, che l'autore chiamava in inglese meat space, ovvero mondo della carne, questa realtà appunto vera, concreta, il significato successivamente si arricchisce e diventa di uso comune. Concretamente, dovrebbe estendersi a quelli che sono tutti i sistemi digitali di connessione, di acquisizione, di condivisione delle informazioni, quindi dagli smartphone fino ai GPS, per esempio. L'uso di questo termine, appunto, cyberspazio, si diffonde come un sinonimo di quello che è il termine internet, nel un ambito nel quale e per il quale sono ampiamente utilizzate delle metafore spaziali. Ad esempio, quando diciamo noi utilizziamo la rete, le varie metafore sono quelle appunto di navigare con i browser che sono identificati con questo stesso concetto, come Explorer o Safari. Oppure alla navigazione e al trasporto delle merci, sempre in quest'ambito, come caricare e scaricare, ad esempio. Questi, diciamo, sono alcuni esempi di quella che è la realtà. Quindi i concetti di spazio e di tempo e di distanza all'interno di questo cyberspazio sono intesi in maniera differente rispetto alla realtà. C'è una continuità nello spazio, che è data dal tempo di trasferimento dei dati che hanno una loro distanza all'interno, ma una distanza misurabile in maniera alternativa a quella della vita reale, in sostanza. Quindi, come possiamo interpretare il cyberspazio? Secondo il professor Cristiano Giorda, abbiamo tre interpretazioni del cyberspazio: come estensione elettronica dello spazio reale, una sorta di città digitale in cui la realtà trasferisce informazioni e servizi. Quindi ritorna anche questo concetto della città digitale come era stato espresso da Gibson inizialmente. Una seconda interpretazione è quella del cyberspazio come una mediateca in continua espansione, un luogo dove giornalmente, ogni minuto, ogni secondo all'interno di tutta la rete vengono caricati, scambiati, in sostanza materiali audiovisivi, eccetera. E una terza interpretazione è quella di considerare il cyberspazio come un luogo di comunicazione in cui le relazioni umane si sviluppano adesso attraverso un'interazione collettiva e connettiva al tempo stesso. E penso che i social media sono l'esempio concreto di questa caratteristica appunto del cyberspazio. La domanda che sorge spontanea è quella se abbiamo dato quindi una possibile definizione di cyberspazio. È possibile adesso stabilire una geografia di questo concetto? Quindi in realtà non è ancora ben definita, lo spazio è troppo vasto e in continuo aumento, c'è una inadeguatezza degli strumenti utilizzati per gli spazi fisici e non si riesce a rappresentare i differenti e molteplici piani di interconnessione fra le diverse informazioni di cui è composto. Quindi il cyberspazio è da considerarsi come una sorta di estensione dello spazio tradizionale, dove le caratteristiche sono ampliate e perfezionate grazie a delle innovazioni, come quella delle continue innovazioni delle comunicazioni. Il cyberspazio quindi consente di sovrapporre, come abbiamo detto, allo spazio fisico nuovi strati di senso e di informazione attraverso una geolocalizzazione istantanea di persone, di servizi o di informazioni, dando così un nuovo concetto rivoluzionario, in sostanza, a quella che è la percezione che gli individui hanno dei luoghi e del proprio contesto.
abbiamo diversi esempi in questo senso, come per esempio diciamo la domotica oggi nelle case o altri sistemi. Quindi parliamo di quella che è di conseguenza la cybercartography, quindi una cybercartografia. E riprendo questa frase del professor Taylor, che è lo stesso che citava Sergio precedentemente, quando per la prima volta nel 1997, nel giugno del 1997, Taylor fu il primo a introdurre alla 18ª conferenza internazionale di cartografia a Stoccolma il termine di cybercartography per designare il nuovo modo di guardare alla storiografia. Nella sua presentazione, egli definì questa disciplina come l'organizzazione, la presentazione, l'analisi e la comunicazione di informazioni spazialmente referenziate su di una vasta varietà di argomenti di interesse per la società in un formato interattivo, dinamico, multisensoriale e che fa uso di interfacce multimediali e multimodali. Quindi, proseguendo, abbiamo parlato di quella che è la cybercartografia e adesso vediamo quello che è il significato che possiamo dare a termini come map e mapping, ovvero mappe e mappare, che assumono un contorno diverso in questo senso. Quindi i termini sono utilizzati come delle metafore per una vasta gamma di attività umane. Le mappe quindi forniscono delle matrici per un'ampia gamma di attività e si spostano sempre di più oltre quello che è il concetto grafico, utilizzando contenuti multimediali e formati multisensoriali. Questa è una cosa importante perché, come ha accennato Sergio prima, così come nella realtà l'uomo non identifica il suo spazio solo attraverso il senso della vista, così si sta cercando di trasferire questa capacità appunto multisensoriale umana all'interno delle mappe, quindi utilizzando anche altri sensi, come ad esempio, penso sia l'esempio più estremo, l'olfatto. La mappatura quindi ora indaga come le persone organizzano, navigano e riescono ad interagire con le informazioni attraverso le mappe elettroniche. E penso che, diciamo, nella vita di tutti i giorni ci è capitato di utilizzare Google Maps per trovare locali, per trovare delle vie, per trovare, diciamo, informazioni circa i nostri interessi. E quindi la capacità di rendere più accessibili, comprensibili e utili i volumi crescenti di dati digitali. Quindi la cartografia è nel mezzo di quella che è una vera e propria crisi ontologica, è nel mezzo di una trasformazione radicale che è lontana da un focus sulla rappresentazione, sulla comunicazione, sull'obiettività e verso quelli che possono essere concetti come le prestazioni, la riflessività e la narrativa di informazioni. E quindi la cybercartografia è un esempio di come rispondere a queste sfide. Questa è la citazione che faceva prima Sergio del 2006 del professor Taylor, dove appunto la cybermappa è considerata come come dire, la soluzione appunto a quella che è l'evoluzione della mappa cartacea. Quindi proviamo a definire sempre attraverso quella che è diciamo, la classificazione dei 7 elementi principali definiti da Taylor sulla cybercartografia. È multisensoriale e multimediale. Utilizza nuove tecnologie di telecomunicazione del web, quindi è in continuo aggiornamento con quelle che sono con quella che è l'evoluzione della rete, è interattiva e quindi garantisce anche la creatività di chi si approccia a questo nuovo sistema, come Sergio vi ha fatto vedere per esempio prima sulle Google Maps, ma vedremo anche tantissimi altri esempi, e in sostanza è anche un contenitore di informazioni analitiche e funge da quello che in gergo si chiama framework, ovvero una piattaforma che è adibita come strato intermedio tra quello che è un sistema operativo e il software che lo utilizza. È un prodotto sociale con ampio raggio di interessi.
è interdisciplinare, perché tutti coloro che partecipano alla creazione, allo sviluppo di una cyber map, sono, come dire, cartografi, se vogliamo chiamarli così, o neocartografi, che hanno una formazione diversa. E soprattutto comporta attività di ricerca e di sviluppo tra quelli che sono i governi e le industrie, quindi tra questo continuo dialogo fra pubblico e privato. I principali prodotti della cybercartografia sono gli atlanti cybercartografici. Il primo tentativo di questo, in questo senso è l'Atlas of Cyberspace di Martin Dodge e Robert Kitchen, che fu pubblicato per la prima volta online nel 1999 ad opera appunto di ricercatori dell'Università di Londra. Lo scopo era quello di raccogliere in un sito dedicato le migliori rappresentazioni geografiche del cyberspazio. Oggi quel sito non è più è accessibile, ma non è più aggiornato da più di una decina d'anni, non ricordo se è il 2004 o 2007 adesso, però è possibile scaricare gratuitamente il PDF di questo Atlante, in sostanza, che il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano qualche anno fa, ai primi anni 2000, aveva tradotto in italiano e aveva caricato sul proprio sito. Oggi però io non sono riuscito più ad accedervi. Andrò veloce. Adesso vi farò una serie di esempi su quelli che sono delle cyber mappe. Li trasferisco un attimo sul browser. Arrivo. Ecco qua. Riuscite a vedere se qualcuno mi dà conferma? Sì, è visibile. Ok. Però allora, sì, purtroppo la rete è questa. Magari poi, se vi interessano, ve li passo successivamente. Sono vari esempi di cyber map. Questo è quello creato da Kaspersky, che è un noto software antivirus, che evidenzia quelle che sono le minacce informatiche in tempo reale sul globo, quindi tutti quei flussi che voi vedete, che comunque potete, con cui potete interagire nel caso siate esperti di minacce informatiche. Per esempio, cliccando su un paese come la Russia, vi elenca quelli che sono gli attacchi. Ci sono diversi esempi. Anche quest'altro sito, FireEye, che è uno dei più attendibili, mostra in tempo reale quelli che sono gli attacchi informatici tra i vari stati all'interno del globo. Questo è un esempio concreto di quella che è la trasposizione del virtuale in maniera più concreta possibile, appunto una cyber map. Proseguo, questo è un altro sito ulteriore dove vedete qui anche la descrizione e una certa differenziazione tra malware o tentativi di phishing, eccetera, che vengono attaccati. Questo ci fa riflettere su un altro contesto, che è appunto quello se effettivamente la cybercartografia o la cybergeografia, in questo senso, è da considerarsi effettivamente, il cyberspazio è da considerarsi effettivamente come uno spazio virtuale. Bene, gli Stati Uniti, da questo punto di vista, nel dizionario dei termini militari del Dipartimento della Difesa, definisce lo spazio cibernetico come il dominio globale all'interno dell'ambiente informatico, consistente nella rete interdipendente di infrastrutture tecnologiche, di infrastrutture di tecnologie informatiche e dei dati in essa residenti, incluso internet, i network di telecomunicazioni, i sistemi computerizzati e i processori e regolatori in essa incorporati. Gli Stati Uniti definiscono quello che è il cyberspazio come il quinto warfare domain. Quindi è chiaro come questo cyberspazio assume una delle fattezze concrete, non solo virtuali, ma come un vero e proprio campo di guerra, di contrasti, di conflitti, e al tempo stesso come un vero e proprio campo di potere e di dominio da gestire, da amministrare nel migliore dei modi. Quindi non più la semplice, se vogliamo chiamarla così, guerra
sul territorio, conflitti sul territorio, ma un vero e proprio conflitto continuo attraverso la rete che noi non vediamo, di cui noi non ci accorgiamo. E come potete vedere qui sulla destra, gli obiettivi, come dire, i target appunto maggiori sono quelli della finanza o addirittura delle varie industrie. Quindi attacchi mirati da Stato a Stato per, attraverso questa nuova dimensione. Ecco. Vado in fretta a vedere, questo è per esempio un sito che mostra gli attacchi di DOS, insomma, diversi attacchi informatici, in questo è attivo un po' tutto, quindi questo flusso immenso, che poi ovviamente la difficoltà sta nel capire, nell'interpretare, nell'interagire con quella che è la mappa e darne una lettura. Quest'altro esempio è l'aspettativa di vita nel mondo, attraverso, diciamo, i vari sessi, tra, insomma, maschio o donne, nel mondo, le varie regioni. Anche questa, diciamo, è interattiva. Vado veloce. Quest'altro tipo di mappa identifica quella che è la vera dimensione di uno Stato. In questo caso noi possiamo per esempio cercare la nostra Italia e cliccando sopra abbiamo quella che è la vera dimensione, insomma. Ok, questa è un'altra mappa, una sorta di timeline che evidenzia la... i due secoli di immigrazione all'interno degli Stati Uniti, quindi questo è, diciamo, è tutto il percorso, noi possiamo accelerare, eccetera. Questo è un sito che ci parla, quest'altra mappa appunto ci mostra quella che è la popolazione globale con tutta una serie di statistiche, anche questo, diciamo, è possibile interagire, avere una serie di informazioni. Questa invece, proprio come si diceva prima sul discorso del cyberspazio come concetto anche in termini militari e di dominio, questo è un esempio emblematico secondo me, perché è la rappresentazione dei cavi di internet sottomarini. I cavi, diciamo, il passaggio della rete internet attraverso i fondali marini copre oggi forse, alcune statistiche dicono addirittura il 95% di quella che è la rete a livello globale. E questa è la mappa che va a identificare in sostanza quelli che sono i cavi in questo momento apposti appunto sotto il livello dell'oceano o del mare, e appunto vi mette in evidenza come questo, per esempio, il collegamento nel Pacifico tra la West Coast degli Stati Uniti e l'area asiatica, e potete capire benissimo come il dominio e il controllo di questa rete nascosta, in sostanza, rappresenta un fattore importante a livello internazionale. Questo è il sito dell'Agenzia Cibernetica dell'Unione Europea per la cybersicurezza. Anche questo è un sito molto interattivo, attendibile, e vi mette in evidenza quelli che sono, come possiamo vedere qui, no? Gli attori che, diciamo, operano per la cybersicurezza all'interno dell'Unione Europea. È una sorta di mappa appunto istituzionale, come dice la dicitura, per mettere in evidenza quelle che sono, vedete come si può, è da studiare, insomma, è da spulciare un attimo, io ve la porto solo come un esempio veloce in questo senso. Questa è un'altra mappa che evidenzia le sanzioni europee, anche in questo caso vi fa vedere, che ne so, una serie di sanzioni adottate per l'esportazione di armi, ad esempio, oppure di altre categorie, insomma. Ok, questo è quello di cui vi parlavo prima, l'Atlante del cyberspazio, è il primo esempio, ciò che rimane del sito, che come potete vedere non è più aggiornato dal 2007, e ci sono alcuni esempi. In questo libro sono evidenziati tutti i tentativi di creare delle mappe per provare a cartografare il mondo del cyberspazio.
Questo è un sito molto interessante, parla degli esplorabili in sostanza, the explorables, e mostra alcune mappe, cybermappe, di alcuni eventi, come possiamo vedere i terremoti, o quella che ritengo più interessante è questa, sulle storie, vabbè, a parte diciamo le mappe sul Covid che adesso stanno fioccando come poco, e poi abbiamo sui clandestini e sui rifugiati. Sono mappe molto, molto interessanti perché ogni puntino va a identificare circa 19 rifugiati. Io provo ad aprirla, non so se la velocità della mia rete vi consentirà di vederla bene, però nel caso poi smanettate un po' voi. Anche qui, ecco, come possiamo vedere, c'è questa sorta di timeline, anche in questo caso, dei clandestini appunto dell'area amazzonica. Va tutto lentissimo, poi magari vedete voi. Allora, abbiamo adesso qui come il sito dell'AGCOM, quindi dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, che poggiandosi su ArcGIS, questa è l'altra versione, poggiandosi su ArcGIS, mostra la velocità della rete fissa sul territorio, la copertura della rete fissa sul territorio, addirittura anche diciamo quella della rete mobile, quindi con i nuovi discorsi sul 5G, appunto ha solo alcune aree di sperimentazione, tra cui una piccolissima nel... questo è il 2G, non ci interessa, però ce n'era un'altra sul 5G, se non sbaglio qua, ecco qua, 5G, ci sono alcune piccole sperimentazioni come possiamo vedere nell'area di Bari, a Matera, all'Aquila, Prato e a Milano, adesso apparirà, l'ho vista prima, è una rete che va lenta, vado avanti, questa è una mappa anche questa sulle migrazioni, nel mondo, anche qui diciamo è interattiva, così si capisce ben poco, però un attimo riflettendo e smanettandoci su è più evidente, insomma, ecco, le migrazioni per esempio dall'Italia verso altri paesi in questo periodo con una serie di dati. Come potete vedere qui in basso a destra, ci fa capire che questa mappa è stata realizzata attraverso l'uso di OpenStreetMap, che è uno dei sistemi open source che prima Sergio vi ha fatto vedere e che in sostanza sono la base su cui costruire tutta una serie di mappe. Questo sempre parlando sul discorso dei flussi di persone verso altri luoghi, è interessante vedere anche questo tipo di mappa, che è totalmente diversa da quella che può essere una mappa geografica, però quasi concettuale in sostanza. Quindi dall'Europa possiamo vedere, vedete come diventa interagibile, dall'Italia, i vari flussi verso le altre aree, con diciamo informazioni che appaiono una volta che si passa il cursore sui vari flussi. Ok, anche questo sul discorso migratorio è un portale sulle migrazioni recuperato dal sito dell'UNHCR e che va a creare diciamo questa mappa anche qui interattiva attraverso, è interrogabile attraverso le varie query qui accanto e va un attimo a identificare quelle che possono essere il numero dei migranti qua nel 2019 in America, per esempio sono tipo 50 milioni per esempio. Questa è una mappa interessante sulle, un po' anche provocatorio e provocante in sostanza, su quello che è le politiche fatali, le chiama qui, insomma, della fortezza Europa, ovvero tutta una serie di politiche che hanno portato alla morte di alcune persone, tipo migranti o clandestini o rifugiati. Cliccando sopra, siamo nell'area della terra di Bari, insomma, vediamo delle notizie che poi cliccando appaiono, insomma, dall'Albania, tutta una serie di informazioni in sostanza.
Questo è un video che vi consiglio di vedere perché è fatto molto bene, poi patrocinato anche dalla Treccani e da altre organizzazioni, e fa vedere in modo interattivo quelle che sono le rimesse di migranti nel biennio 18-19 nel mondo. Ecco, questa sulla un po' simile a quella che abbiamo visto prima a torta, è esposta in maniera verticale, però sempre ci identificano quelli che sono i flussi emigratori dall'Italia, in questo caso, verso altri paesi, con una serie di informazioni che possiamo vedere qui accanto, oppure cliccando sui vari flussi. È molto interessante e da vedere, insomma. E poi l'ultimo esempio che vi do è quello del sito dell'Eurostat, anche questo è una mappa che è interagibile per identificare, diciamo, il termine, sempre in termini di immigrati in Europa, così, no? Su mappa, in sostanza. Ok, penso di essere stato veloce nei tempi. Sì, grazie a Angelo.